è accaduto qualcosa che secondo me ha segnato l'inizio del mio lento ma inesorabile rotolare verso il basso. È accaduto che i miei genitori non reggessero alla catechesi del mondo e dopo tanti anni, erano ormai sposati da tanto, io ho due fratelli, uno maggiore e uno minore di me, sono l'unica ragazza, e dopo tanti anni i miei genitori hanno deciso di lasciarsi. E questa cosa mi ha segnato profondamente perché i bambini sanno di essere nati dall'incontro dell'amore dei loro genitori. Nel momento in cui quest'amore crolla, crolla per un bambino il presupposto della sua stessa esistenza. Almeno questo è quello che io ho creduto. Questa è la prima grande menzogna alla quale io ho permesso di demolire la mia certezza di essere figlia di Dio, di essere amata. Ho creduto che Dio fosse cattivo, che Dio permettesse qualcosa di profondamente ingiusto e soprattutto ho creduto di non essere amata, ho creduto di essere un errore. E da quel momento in poi io ho cercato disperatamente una ragione per affermare il motivo della mia esistenza, per esserci. Dovevo esistere, dovevo far sì che gli altri si accorgessero di me, che gli altri mi amassero, che gli altri mi approvassero, che gli altri mi guardassero. Credevo di essere trasparente, anonima, e nessuno di noi vuole essere un numero, vuole essere qualcuno che non lascia il segno. Tutti nasciamo con questo desiderio di bene, di bello, di vero, questo desiderio di essere eterni, di non essere finiti, di non essere mediocri.